Ciao amici, eccomi a fare i scellitti o pisci o mazzole, così si chiamano nella mia zona. È una pasta che va fatta soltanto con la farina ed acqua, però io aggiungo un uovo per rendere l'impasto un pochino più sostenuto. Come vedete, ho messo la farina a fontana, ma non ho pesato, ecco perché non trovate le dosi all'inizio. Però se volete iniziate con mezzo chilo di farina. Io ho fatto, si fa praticamente ad occhio perché una volta messa la farina, l'uovo al centro, soltanto un uovo, e poi va aggiunta l'acqua piano piano, prima con la forchetta e poi faccio con le mani. Così, e aggiungo mano a mano l'acqua fino a rendere l'impasto un po' omogeneo. Non deve rimanere duro. Io ho usato metà farina rimacinata e metà zero. Però se volete potete fare anche tutta farina 1 o tutta 0. Ok. Continuo a mettere l'acqua piano piano. Questo è un piatto che all'Ariano, l'Ariano Artena, si fa molto spesso con i porcini, scellitti con i porcini, quando c'è la sagra dei porcini, negli stand, cercano tutti questo piatto. Mia nonna lo faceva spesso, mia nonna e anche mia madre, magari con il sugo con le spuntature, in tanti modi. Bene, ci siamo quasi. Eccolo qua. Ecco, prendo bene tutta la farina. Ecco, è abbastanza morbido, ma non troppo, così posso allungarlo bene. Lo faccio riposare giusto 10 minuti e poi lo riprendo. Eccolo. Ok, adesso lo arrotondo e lo allargo poi con il mattarello. Come vedete è abbastanza malleabile. Lo allargo un pochino e poi andrò a fare, adesso vi faccio vedere delle strisce. Lo lascio alto. Ok. Eccolo qua. Ci siamo. Ora con un coltello farò delle strisce così, alte che so, mezzo centimetro, presso poco. Adesso vi faccio vedere come le allungo. Bene. Sposto un attimo il pezzo rimasto. E le arrotolo così, le affino. Leggermente sotto non ci va la farina perché sennò altrimenti non si riesce ad allungarle. Bene, ecco qua. E questo è lo spessore, eccolo qua, vedete che dovrebbe venire perché poi in cottura comunque si crescono un pochino. Continuo. Quando le faceva mia madre, io ero ragazzina, ci metteva tutti al lavoro, noi siamo cinque figli, mio fratello, le mie sorelle, tutti ad allungare le mazzole, mazzole o pici, come volete chiamarli, cellitti, non so se si fanno anche in altre regioni sotto un altro nome, anzi se qualcuno le conosce mi fa piacere magari sentire in qualche commento. Qui mi sta aiutando mio marito perché comunque è un lavoro laborioso,
altrimenti mi ci voleva una vita per allungarle tutte. Bene, come vedete le strisce sono un po' irregolari, ma non fa niente perché poi comunque bisogna arrotolarle. Bene, amici, per la cottura ci vorranno all'incirca 10 minuti, ma vi regolate perché dipende molto dalla farina che usate. Io ho messo la rimacinata, quindi erano un po' durette. Qui le ho fatte anche un pochino più sottili per la mia nipotina piccolina, quelle nel piattino. Ed ecco le cotte con il sugo con carne di maiale, pecorino e peperoncino. Buon appetito, amici. Ciao, ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao.